Ho capito. Ma tu hai intervistato mai Moggi? Moggi l'abbiamo intervistato nel nostro giornale di calcio GP e Moggi non l'ho intervistato io personalmente, ma l'hanno intervistato i miei colleghi e Moggi ha subito messo in chiaro le cose. Moggi ovviamente sappiamo benissimo che è stato uno dei più grandi competenti del mondo del calcio, perché Moggi acquistava i giocatori quando ancora non erano famosi e poi li rivendeva a prezzi alti, facendo non solo gli interessi della parte sportiva della squadra, ma soprattutto andava a rimpolpare le casse economiche della società. E quindi uno come Moggi ancora oggi è rimpianto, perché con il suo carisma Ma e con la sua. potrebbe ritornare Moggi nel calcio di oggi, secondo te? Ma secondo me con questa dirigenza è difficile che Moggi ritorni alla Juventus, anche se lui ha lasciato aperta una porta, ha dichiarato ultimamente nei suoi editoriali, nelle sue varie interviste, nel calcio mai dire mai. Però attualmente vedo molto difficile questo ingresso di Moggi in questa società, ripeto, perché sono convinto che questo per Marotta sarà la prova del fuoco in questo mercato, perché ora non c'è più scusa, ovviamente, perché è già la Juventus da un anno e quest'anno non può più sbagliare. Quindi Dunque, daranno. Mauro, ti volevo interrompere per una cosa, perché voglio parlare proprio del campionato ora, perché Milan, già vincitore dello scudetto, manca soltanto un punto, in 3 giornate sicuramente riuscirà a farlo. L'Inter è sempre lì al secondo posto, il Napoli è sempre lì al terzo posto con 68 punti. Per ora, più che parlare dello scudetto, si parla di calciomercato e soprattutto si parla di allenatori. Del Neri resterà oppure viene sostituito da Mazzarri, come si dice, o come vogliono i tifosi, da Conte, che ha vinto l'ennesimo campione in Serie B, e secondo me Conte potrebbe essere l'uomo giusto per questa Juventus. Ecco, io ti posso dire che domani, 3 maggio, nel numero di Calcio GP, tutti i lettori troveranno delle anticipazioni molto interessanti sul futuro allenatore della Juventus. Ecco, ti dico subito che sono stati esclusi dalla corsa due nomi importanti, ovvero Mancini, che è un nome che inizialmente era molto forte Ma all'interno costa della troppo dirigenza. Mancini. Come? Costa Scusa? troppo Mancini. Costa troppo, dico, e poi i tifosi juventini non avrebbero mai accettato un uomo come Mancini che ha sempre sparato a zero durante Calciopoli contro il popolo bianconero. E poi Gasperini, che inizialmente era stato sondato dalla dirigenza, Gasperini dovrebbe però andare a Palermo, a quanto si dice. Gasperini si dicesse che doveva andare a Palermo, ma attualmente Gasperini non è affibbiato concretamente a nessuna squadra e anche lui è in attesa di qualche sistemazione. Ecco, Però i nomi. ti faccio un'altra domanda. Ma Gasperini è un allenatore da Juventus? Gasperini sicuramente in quanto esperienza sul campo è un allenatore che fa giocare bene le squadre, come tifoso juventino, come responsabile esclusivo di Calcio GP e anche il popolo bianconero, sicuramente non è un nome che infiamma la piazza. Ecco, il nome forte che infiammerebbe la piazza è quello di Antonio Conte, perché è un tecnico emergente, ha fatto la gavetta. È uno che ha il DNA juventino dentro e quindi escludo di considerarlo come Ferrara, perché mentre Ciro Ferrara, perché molti pensano allora Conte è come Ferrara, no, perché Ciro Ferrara, Non aveva mai ricordiamoci che allenato. non aveva mai allenato ed era stato messo lì subito, buttato nella mischia senza alcuna esperienza. Invece Antonio Conte, ricordiamocelo, ha ottenuto la promozione a Bari, è già quasi promosso con il Siena. E poi non solo, era già un allenatore in campo, come anche dichiarato da tutti i vari addetti lavori che noi abbiamo intervistato su Calcio GP. Faccio l'esempio di Alessio Secco, che l'ha subito promosso, Michele Padovano, lo stesso anche Paolo Montero stesso ha fatto il nome di Conte come un possibile successore di Del Neri. Però attualmente, al momento attuale, non è da escludere neanche l'ipotesi Mazzarri, che Ok. ricordiamocelo, Mazzarri è un nome molto caldo in queste ore. Comunque, ripeto, tutti i particolari domani sul numero di Calcio GP in edicola in Piemonte, Lombardia e Valle d'Aosta e nel resto d'Italia lo trovate in abbonamento sul sito www.calciogp.it, ma è possibile acquistare anche una singola copia digitale con un SMS dal costo di 2 euro.
Per chiudere questa nostra intervista, perché ho la pubblicità, Mauro, stasera posticipo contro la Lazio, del Neri, con tutte queste voci che sta sentendo ormai da più di un mese, sicuramente non lavorerà in modo sereno, perché non sa qual è il suo futuro, non sa quello che gli aspetta già da domani, perché già si parla che Mazzarri è vicinissimo, vuole 2 milioni di euro contro gli 800 che ne guadagna a Napoli, è scontento della gestione De Laurentiis, ci sono tante voci. Che cosa fa la Juventus stasera? Stasera la Juventus paradossalmente potrebbe anche andare a vincere a Roma contro la Lazio, perché ricordiamoci, la Juventus è una squadra che contro le grandi squadre fa sempre ottimi risultati. Il problema della Juventus di quest'anno è il fatto della mancanza di qualità a centrocampo, di qualcuno che detta il ritmo a centrocampo e rifornisse meglio le fasce laterali. Ecco, una Juventus che sicuramente stasera ripartirà di rimessa, perché è la Lazio, ricordiamocelo, che ha l'obiettivo quarto posto a portata di mano, potrebbe anche fare il colpaccio a Roma, non sarebbe una notizia, ecco, da questo punto di vista. Anche se la Roma vuole vincere, anche se la Lazio vuole vincere per mantenere la quarta posizione. Mauro, io ti saluto, ti ringrazio per il tuo intervento. Ricordo Mauro Sarrica, responsabile delle esclusive del giornale Calcio GP, diretto da Padovan, il giornale della democrazia juventina. Grazie per questo tuo intervento, sempre forza Juventus, anche se io ormai, si è capito, sono tifoso del Milan, anche se alla fine sono un grande sportivo. Io il mio scudetto quest'anno l'ho vinto, Mauro. Quest'anno ha vinto lo scudetto, comunque speriamo che per i tifosi juventini ritorneranno presto a vincere, perché lo meritano, perché da troppi anni che aspettano questa agognata vittoria. Ciao Mauro, salutami quel birichino del presidente del club Juventus Santa Lucia del Mela. Anzi, scusami, dimenticavo, un saluto a Benedetto Merulla dello Juventus Club Doc Gaetano Cirea di Santa Lucia del Mela, perché è sempre un assiduo ascoltatore delle vostre frequenze. Grazie Mauro, grazie. Andiamo in pubblicità, poi ritorniamo. Ciao Francesco, grazie a voi.